Il rivoluzionario aereo di linea DC-3 Douglas nasce nel 1935. Le forze statunitensi, durante la Seconda Guerra Mondiale, lo chiamano C-47 Gunnibird. Gli inglesi lo chiamano Dakota. In qualsiasi modo lo si chiamasse, questo fedele cavallo da tiro aiuta gli alleati a volare verso la vittoria. Scarica e consegna merci dalle giungle di Burma fino ai deserti nordafricani. Porta rifornimenti indispensabili, traina alianti, trasporta paracadutisti e trae in salvo feriti. E nel dopoguerra aiuta le moderne linee aeree a decollare. Ancora oggi volano centinaia di questi esemplari in tutto il mondo. Dopo il modello T della Ford, credo che il C-47 sia stato una delle migliori invenzioni del millennio. Spesso durante il decollo davo qualche colpetto sul fianco dell'aereo dicendo: sei un servo bravo e fedele. E dicevo sul serio. Sfruttando filmati di repertorio e simulazioni a colori, vi racconteremo la storia della progettazione e della creazione dell'aereo più importante nella storia dell'aeronautica e del suo momento di gloria, la notte in cui trasportò i paracadutisti che liberarono l'Europa. Eri impegnato a pregare, e intendo dire proprio pregare. Quando toccavano terra, erano pronti a combattere. La storia del DC-3 comincia all'inizio degli anni 30. La maggior parte degli aerei di linea dell'epoca sono fatti di tela e legno. Spostarsi in aereo è un lusso molto costoso e anche decisamente rumoroso, traballante, pauroso e pericoloso. Alcuni progettisti credono che il futuro del volo aereo sarebbe stato un velivolo enorme, come questa fantastica ala volante. O magari anche l'imponente idrovolante Dornier. Ma per non correre rischi e restare fedeli alla tradizione, si preferiscono apparecchi di media grandezza, solitamente spinti da tre motori. Ma tutto sta per cambiare. Nel 1931 il Boeing 247, interamente costruito in metallo, rivoluziona la progettazione degli aerei di linea. Possiede solo 10 posti. Sembra più una limousine volante che un aereo. Tutti vogliono volarci e ben presto la Boeing si ritrova con una lunga lista di potenziali clienti. Ma la TWA, di certo, non si accoda alla fila. La TWA, infatti, chiede a Donald Douglas, il rivale della Boeing, di progettare un aereo più grosso e possibilmente anche superiore. È una decisione storica. La loro lettera, datata 2 agosto 1932, rappresenta una pietra miliare nella storia del volo. Douglas la definì in seguito il certificato di nascita degli aerei moderni. Gli ingegneri di Douglas non riuscirono solo a progettare a tempo di record un aereo il cui rendimento surclassasse quello del Boeing, ma anche a disegnarlo con una cabina più spaziosa. Il prototipo fu battezzato Douglas Commercial o DC-1. Prese servizio con il nome di DC-2 e ben presto superò il suo rivale. Ma la vera e propria conquista arriva nel 1935, quando viene presentata una versione completamente rimodernata e ampliata per l'American Airlines, il DC-3 o Douglas Sleeper Transport. È il non plus ultra del trasporto di lusso, conteneva 14 cuccette destinate ai suoi viziatissimi passeggeri e alla hostess che doveva rimboccare loro le coperte. L'American Airlines capisce rapidamente che può guadagnare molto di più trasformando le 14 cuccette del DC-3 in 21 posti a sedere per collegare New York a Chicago in meno di 4 ore. È così che nasce l'aereo di linea moderno. Nel 1939 il 90% dei passeggeri delle linee aeree vola a bordo di un DC-3. Nel 1940 l'Europa è investita da una guerra che rischia di coinvolgere anche gli Stati Uniti. L'esercito americano intuisce che quel robusto aereo cargo
gli sarebbe utile e nel dicembre del 1941 diviene essenziale. L'attacco giapponese contro la flotta statunitense di Pearl Harbor spinge anche gli Stati Uniti a entrare nella Seconda Guerra Mondiale. Molto presto i DC-3 vengono requisiti dal governo per effettuare trasporti militari. Quegli aerei di linea scintillanti e lussuosi, fiore all'occhiello delle compagnie aeree americane, sono svuotati dei loro arredi interni. Qualsiasi segno del loro precedente proprietario è cancellato da uno strato di vernice color verde militare e i velivoli vengono forzatamente messi al servizio dello zio Sam. Ma ben presto è chiaro che ne sarebbero serviti altri centinaia, se non migliaia. Il presidente Roosevelt chiede ai costruttori d'aerei americani uno sforzo corale per produrre in massa un'enorme flotta di caccia, bombardieri e aerei cargo. I should like to see this nation geared up to the ability to turn out at least 50,000 planes a year. Donald Douglas accetta audacemente la sfida. Possiamo farcela. So che i costruttori aeronautici americani che lavorano in un sistema libero e democratico come il nostro, grazie all'aiuto della politica, potranno aiutare e aiuteranno il Presidente e il Congresso ad affrontare la sfida per tutto ciò che ha a cuore questa nazione. Adesso avrebbe dovuto consegnare la merce. In caso non lo sappiate, questa è Detroit. È chiamata il centro automobilistico del mondo. Ho lavorato qui tutta la vita. Se l'America vuole vincere la guerra, deve aumentare la sua immensa capacità industriale. Le tecniche di produzione di massa dell'industria automobilistica perfezionate da Henry Ford adesso devono produrre camion, carri armati, navi, aerei e i loro rispettivi motori. Presto avrà questo aspetto. Poi questo. E in seguito quest'altro ancora. La società Douglas si aggiudica un contratto per produrre su larga scala una versione militare del DC-3, l'aereo cargo C-47. Non ha sedili passeggeri ed è equipaggiato di un fondo rinforzato adatto al trasporto di carichi pesanti e un ampio portellone doppio in coda. Il DC-3 è l'aereo ideale per la produzione in serie. Avendo a disposizione una manodopera sufficientemente numerosa, risulta semplice e rapido da costruire. La struttura è assemblata ripiegando, trapanando e fissando centinaia di sottili fogli d'alluminio con oltre 50.000 rivetti. La fusoliera è poco più che un cilindro di metallo appuntito in coda e arrotondato sul muso. All'interno delle ali, la suddivisione dei fogli di metallo crea una serie di comparti. Non vi sono i tradizionali longheroni delle ali, ma sono tuttavia molto resistenti. Se danneggiate, possono essere sostituite utilizzando pochi e semplici attrezzi e avendo la pazienza di svitare 328 bulloni di sicurezza. I due motori a raffreddamento ad aria sono sicuri e di facile manutenzione. Douglas inizia a sfornare questi camion volanti a una velocità impressionante dalle sue tre enormi fabbriche in California e Oklahoma. Verso la metà del 1944 la produttività di questi aerei è di uno ogni 34 minuti. Vengono costruiti da un esercito di operai, per lo più donne, che sperimenta per la prima volta la vita in fabbrica. Rosie, la rivettatrice, divenne una vera icona americana. Aiuta lo zio Sam a vincere la guerra proprio come i suoi soldati. Rosie, la rivettatrice, fu il nome con cui furono battezzate tutte le donne che lavoravano nelle fabbriche di aerei. Ogni volta che verniciavamo uno di quei velivoli, ci chiedevamo quale fosse il nome della donna che ci aveva lavorato. E Rosie, la rivettatrice, ci tenne compagnia nel corso di tutto il conflitto. Proprio come il modello T della Ford che mette l'America sulle ruote, i C-47 mettono le ali ai soldati. Era il nostro aeroplano.
E posso assicurarvi che non è mai esistito un cavallo da tiro migliore. Molto semplice. Era molto semplice. Ma si rivelò una temibile macchina da guerra. Il C-47 è uno strumento destinato a partecipare ad alcune delle missioni più cruciali e pericolose della Seconda Guerra Mondiale. Paracadutisti, forze aviotrasportate e merci vengono caricati sui Dakota. Nati dal famoso aereo di linea Douglas, il Douglas DC-3, ormai il velivolo più usato dalle forze britanniche e americane. È concordato che il C-47 debba diventare l'aereo cargo standard degli alleati. Ben presto la sua sagoma diviene familiare in ogni teatro di guerra del conflitto. Non si sottolinea mai abbastanza l'importanza dell'aereo cargo nella Seconda Guerra Mondiale. Trainava alianti, si destreggiava in mezzo alla contraerea, raggiungeva piste d'atterraggio lontane a cui non accedevano strade, permetteva agli eserciti di essere sostenuti in maniera efficiente per la prima volta nella storia. E tutto questo era portato a termine da un semplice camion volante. Per i britannici il DC-3 è il Dakota. Per gli americani è il C-47 Gunnybird. Ma ha diversi altri nomignoli. Io battezzai il mio perché, con tanto di virgolette e punto interrogativo. Perché dobbiamo alzarci alle 4 del mattino? Perché dobbiamo trasportare benzina? Perché dobbiamo volare con qualsiasi condizione meteo? Solo per portare a termine la missione. Era un camion volante. Il C-47 trasportava qualsiasi cosa dovesse arrivare rapidamente a destinazione. Era un buon aereo, progettato molto bene. La struttura era molto resistente. La flessibilità delle sue ali creava pochissimo stress durante i voli in cui si trasportavano carichi pesanti. E la sua manovrabilità ti infondeva un senso di sicurezza quando lo pilotavi. L'inerme C-47 da trasporto diventa il velivolo più versatile del secondo conflitto mondiale e si guadagna una crescente popolarità grazie alla sua affidabilità sul campo. È la nave che ti riporta in patria. Dato che porta a termine con successo ogni nuova missione, gli vengono assegnati compiti sempre più pericolosi. Il suo portellone laterale lo rende l'aereo ideale per lanciare paracadutisti. Lancia provviste e attrezzature, riuscendo a mantenere in vita anche forze isolate come le truppe inglesi che combattono nel dedalo delle giungle del Burma. Inoltre, è in grado di far lanciare uomini. Trasporta le unità d'élite dei paracadutisti che giocano un ruolo cruciale nell'invasione degli alleati dal Nord Africa fino in Normandia. Quando l'America entra in guerra, sono istituite due divisioni aviotrasportate, l'82esima, nota come All American, e la 101esima, le Screaming Eagles. Quando si uniscono agli aerei cargo C-47 del nono comando trasporto truppe, si meritano in fretta la reputazione d'essere una forza d'élite. La prima volta che vedi un paracadutista con le ali sul paracadute e i suoi stivali lucidi, capì che era la mia strada. Ho sempre desiderato essere un ufficiale dell'esercito e guidare i miei uomini in battaglia e volli fin da subito entrare nella scuola paracadutisti. Sono ebreo e avevo una vendetta da compiere. Accidenti. Direi che circa il 50-60% degli uomini veniva scartato perché bisognava essere in perfette condizioni fisiche. Si doveva resistere a 7 giorni di corse, addestramento, flessioni, esercizi e arrampicate sulle corde. Molti non ce la facevano ed erano esonerati già dal primo giorno. Probabilmente non ce la facevano perché non avevano l'aggressività mentale necessaria per dire «voglio diventare paracadutista».
I C-47 diventano indispensabili per le operazioni aviotrasportate e i paracadutisti li adottano con entusiasmo. Questo ex aereo di linea ha dimostrato d'essere un duro, proprio come loro. Era molto eccitante. Anzi, era emozionante stare con uomini che saltavano giù dagli aerei. Si aveva a che fare con soldati che amavano volare, che amavano farlo di notte a bassa quota e saltare con circa 70 kg addosso in mezzo al fuoco nemico in terra straniera. E quando toccavano terra, vi assicuro che erano pronti a combattere. E se avessero dovuto, avrebbero combattuto anche tra loro. Gli uomini che avevano l'atteggiamento mentale adatto, che dicevano «voglio essere paracadutista e lo diventerò», erano quelli che dopo 5 lanci avevano già le loro ali da paracadutista. Quello era un grande giorno, lo fu anche per me. Poi, quando tocchi terra, sei così contento d'aver saltato e che il tuo paracadute si sia aperto, che credo sia per questo che i paracadutisti sono bravi in combattimento. Benché vengano lanciati in mezzo al nemico, questa contentezza li rende capaci di qualsiasi cosa. Le unità aviotrasportate hanno qualcosa di speciale. È questo spirito di corpo quasi palpabile che contraddistingue tutti i corpi d'élite. Deriva da un certo numero di fattori, in parte dall'idoneità fisica e la solidità mentale, e in parte dallo spirito di iniziativa indispensabile al soldato aviotrasportato, che deve inevitabilmente muoversi in fretta, quindi anche pensare in fretta una volta atterrato. E inoltre, in parte, è dovuto al fatto che essere paracadutisti significa che ogni membro dell'unità, a prescindere dal grado, ha condiviso un'esperienza. Di conseguenza, questi uomini avevano sempre legami molto stretti. Erano una vera squadra. Induriti e forgiati dalla disciplina, i nostri uomini sapevano di essere pronti. Avevo la mia vendetta da compiere. Mi arruolai perché volevo trovarmela in mezzo. Volevo esserci perché c'era gente che moriva nei campi di concentramento. Ero molto arrabbiato. Ero un giovanotto furibondo. Dal mio punto di vista, lo zio Sam mi addestrava, mi forniva le armi e mi trasportava per andare a vendicarmi. Nella tarda primavera del 1944 inizia la preparazione del D-Day, lo sbarco in Normandia, nell'Europa hitleriana. La data esatta e il luogo dell'invasione sono informazioni top secret, accessibili solo a una ristretta cerchia di persone, tra cui il pilota di C-47 Adam Parsons, uno dei primi a volare in Normandia. Fui messo in isolamento per evitare che parlassi con qualcuno, perché sapevo quali erano le zone di lancio. Non immaginavo che al mondo ci fossero così tante navi, mezzi da sbarco, chiatte, bastimenti, jeep. Sembrava che tutto fosse stato convogliato nell'Inghilterra del Sud. La prospettiva è terrificante ed esaltante al tempo stesso. I C-47 e i loro equipaggi stanno per giocare un ruolo decisivo in uno degli eventi più sensazionali e drammatici del XX secolo. Si apprestano a scrivere la storia. Ero giovane, pieno di entusiasmo e volevo entrare in azione. Niente di simile era mai accaduto prima. Ero felice di farne parte. Se proprio doveva accadere, ero felice di esserci. Ci hanno portati in un aeroporto in cui nessuno aveva il permesso di entrare né di uscire. Sapevamo che qualcosa bolliva in pentola, qualcosa di grosso. I segni dell'invasione dipinti su ogni aereo ci avvicinarono ancora di più a quell'evento. Tra poco sarebbe toccata a noi. L'obiettivo dell'82esima e della 101esima divisione aviotrasportate statunitensi è quello di proteggere il fronte destro dell'invasione ed evitare che eventuali forze tedesche raggiungano Utah Beach. Provenendo da ovest, i paracadutisti sarebbero atterrati in aree di lancio situate attorno alla cittadina di Saint-Mère-Église, a sud di Cherbourg. 17.000 paracadutisti vengono lanciati quella notte, come avanscoperta all'invasione via mare. È la più grande operazione aviotrasportata mai intrapresa.
Una volta a terra, i paracadutisti devono essere totalmente autosufficienti. Ogni uomo porta con sé un'eccezionale attrezzatura speciale. Una tuta da lancio, stivali, guanti, giubbotto da salvataggio, paracadute principale, paracadute di riserva, fucile, revolver 45 automatico, pugnale trench, pugnale da assalto, pugnale da caccia, macete. Una cartucciera, due cinghie portacartucce, due barattoli di munizioni per mitragliatrice, una mina Hawkins in grado di far esplodere i cingoli di un carro armato, quattro panetti di tritolo. Una pala a mano, tre cassette di pronto soccorso, due siringhe di morfina, una maschera antigas, una borraccia d'acqua, razioni K per tre giorni, sei granate a frammentazione, una granata Gammon, due granate fumogene rossa e arancione, una coperta, un impermeabile, un cambio di calzini e biancheria intima, due pacchetti di sigarette, un elmetto. Peso totale, circa 60 kg. Quando saltammo nella battaglia, il nostro equipaggiamento era tutto ciò che avevamo al mondo. Erano le nostre cose e avevamo una missione da compiere. Ora eravamo davvero pronti. Il generale Ike si strappò quasi i pantaloni sul filo spinato per raggiungerci, ma voleva parlare con noi. Aveva molte domande da porci. Come ti chiami, soldato? Qual è la tua città d'origine? La decisione di Eisenhower di trascorrere gli ultimi momenti prima dell'invasione assieme ai paracadutisti rivela l'importanza della loro missione. Eisenhower sa che il loro compito è il più arduo, essere i primi a entrare in azione. I suoi consiglieri hanno previsto che le perdite sarebbero ammontate circa all'80%. Passò in rassegna i ragazzi della squadriglia più a rischio, i ricognitori. Precedevano gli stormi d'attacco e piazzavano segnali che permettevano agli altri di trovare la strada. Vivevano sul filo del rasoio. Scelsero tre uomini in ogni compagnia. Ci addestrarono a fare i ricognitori e il giorno successivo avremo fatto il lancio prima degli altri e saremo arrivati a Summer Eglise quando non c'era ancora nessuno. Alcuni soldati si fecero segni di guerra per far credere ai tedeschi di essere indiani d'America. Ed eccoli qui, gli indiani di Loop, Back Bay e del Bronx. Il 5 giugno del 1944, appena inizia a calare una lunga notte estiva, i paracadutisti si preparano a salire a bordo degli aerei cargo C-47 e ognuno di loro sa bene quanto è pericolosa la loro missione, lanciarsi di notte in una roccaforte nemica. La loro arma segreta è l'effetto sorpresa, ma se non riescono a riunirsi rapidamente, potrebbero essere facilmente sopraffatti dalle forze tedesche. Ci fotografarono davanti al nostro C-47. Io tenevo in mano il mio elmetto, proprio come quando scattarono le foto nel 1875. E ne eravamo tutti felici. Non li invidiavo affatto, perché dovevano andare in battaglia con tutta quell'attrezzatura. Un paracadutista che pesava all'incirca 75 kg ne aveva altri 60 sulle spalle. Tutta quella roba mi pesava così tanto che salendo i piccoli scalini del C-47 caddi in ginocchio. Non riuscivo ad alzare a sufficienza le gambe per salire. E questo capitò alla maggior parte di noi. Uscii dalla cabina e strinsi la mano a tutti i soldati che avevo a bordo. Mi chiedevo cosa avrebbero trovato una volta atterrati. Almeno noi saremmo atterrati di nuovo a casa. Conoscevamo il nostro compito, eravamo bravi e ben addestrati e sapevamo anche che tutti i piloti di C-47 erano ottimi e che ci avrebbero portato sui nostri bersagli.
Sentimmo il rombo dei motori quando gli aerei iniziarono a decollare. Sapevamo che fra breve sarebbe toccato a noi. L'invasione ha inizio. Il 5 giugno 1944, quando l'oscurità scende, la maggior parte dei paracadutisti decolla per dare inizio all'invasione dell'Europa. Si parla di treni che arrivano in orario. Avreste potuto sincronizzare gli orologi al secondo esatto in cui quei ragazzi decollarono. Dopotutto avrebbero dovuto volare avanti e indietro per tutta la notte, anche il giorno successivo, sfuggendo al fuoco nemico. E non era un pensiero allegro, dato che i C-147 non avevano corazza né mitragliatrici e dovevano sorvolare a bassa quota le aree di lancio come durante un bombardamento. Volare in quelle condizioni mi rendeva inquieto, come se potesse succedere qualcosa che avrebbe mandato tutto a monte. L'assalto aviotrasportato del D-Day fu incredibilmente pericoloso. I paracadutisti e le truppe sugli alianti dovevano essere lanciati dietro il vallo atlantico di Hitler, in mezzo alla campagna francese disseminata di fiumi e paludi, villaggi e cittadine. Dovevano arrivarci attraversando il fuoco della contraerea e sapevano che i tedeschi erano già sul posto. Il tempo era variabile, era molto nuvoloso al di sopra dell'obiettivo. Tutta l'operazione si svolgeva di notte. Molti di noi erano consapevoli che stavamo per affrontare il nostro combattimento più duro e sapevamo che i tedeschi ci stavano aspettando. Avevamo molte fotografie aeree che mostravano le nostre aree di lancio occupate da filo spinato e mitragliatrici, campi minati e molto altro. Quindi sospettavamo che molti di noi non ce l'avrebbero fatta. Chiunque vi dica che non aveva paura è un bugiardo, solo un gran bugiardo. Perché chi non aveva paura era senza cuore, oppure voleva morire. È una cosa che accomuna ogni combattente. È qualcosa che hai dentro, di cui non vuoi parlare ai tuoi amici. Non puoi dire, ho paura, sono terrorizzato e mi chiedo se riuscirò a lanciarmi. Quando raggiungono la costa della Manica e le luci amiche dell'Inghilterra scompaiono nella notte, ogni uomo deve combattere con le proprie emozioni. Io lessi un libro. Per distrarmi lessi un libro. Era un libro di barzellette, per riuscire a non pensare. Ero in grado di leggerle e di capirle nonostante fossi morto di paura. Mi ero portato un'armonica nella tasca della tuta in cui si teneva il coltello. Avevo un'armonica a 10 note e con i ragazzi accanto a me ci distraemmo suonandola e cantando. Il nervosismo ci dava molta energia, davvero tanta. Mentre si avvicinano alle coste francesi, i ricognitori si preparano a saltare in mezzo al territorio nemico. Stanno per dare inizio alla più grande operazione militare della storia. La precisione dei lanci aviotrasportati successivi dipende dall'accuratezza con cui avrebbero piazzato gli aerofari di segnalazione. In quel momento la contraerea tedesca sarebbe stata in posizione. Era come se qualcuno suonasse dei tamburi tutto intorno a noi. Ma i piloti continuavano lo stesso a volare a bassa quota per darci la possibilità di saltare. Erano veri eroi. Io restai al portellone dalla costa fino a St. Mary-Glees. Il fiume Merdre era il nostro ultimo segnale. Ci stavamo avvicinando alla nostra area di lancio. Normalmente i lanci dei paracadutisti avvenivano a un'altitudine di circa 200 metri. Quando ci stavamo avvicinando alla zona di lancio, si accendevano tutta una serie di luci. Quella rossa significava che eravamo in avvicinamento e quella verde segnalava l'uscita. Quando si accese la luce verde, saltarono tutti. In piedi!
Agganciatevi! Controllate l'equipaggiamento. Sapevamo esattamente cosa fare. Alzarci, agganciarci e controllare l'attrezzatura. Dovevamo controllare l'equipaggiamento dell'uomo di fronte a noi e anche il nostro. Pronti al lancio! Allineati davanti al portellone! L'idea era quella di saltare giù dall'aereo. Ma eravamo, come si dice, una mischia aviotrasportata. Eravamo gomito a gomito con i ragazzi che avevamo dietro. E dopo il lancio atterravamo tutti molto vicini. Gli equipaggi dei C-47 dovevano assicurarsi che i paracadutisti si lanciassero il più vicino possibile all'obiettivo. Quindi anche un ritardo di 3-4 secondi nell'accendere la luce verde li avrebbe fatti atterrare fuori dall'area di lancio. Bisognava lanciarsi a distanza di mezzo secondo, molto rapidamente. Ci lanciammo in piena zona di guerra. Bob Murphy e i suoi ricognitori effettuano un preciso lancio sull'obiettivo. Ma mentre il grosso delle forze si avvicina all'area di lancio, le cose iniziano ad andare decisamente male. Le batterie antiaeree tedesche aprono il fuoco. Poi i C-47 si addentrano in un fitto banco di nuvole. Le formazioni serrate sono costrette ad allargarsi per evitare collisioni. Molti piloti con poca esperienza reagiscono esageratamente e salgono ad altitudini troppo elevate. Altri invece danno luce verde e tornano a casa. I paracadutisti di questi velivoli vengono sparsi in un'area molto ampia, alcuni addirittura in zone paludose a chilometri dai loro obiettivi. Appesantiti dall'equipaggiamento, devono lottare per liberarsi del paracadute. Molti di loro non ci riescono e annegano senza aver sparato un colpo. Io atterrai, credo, in una zona che si trovava a circa 9 chilometri est-nord-est del mio obiettivo. Quando mi lanciai, tutto ciò che era attaccato alla mia imbracatura si staccò, inclusa la calibro 45 della Prima Guerra Mondiale, appartenuta a mio padre, e io atterrai svenuto. Nel momento in cui toccai terra, sentii marciare un intero plotone di crocchi con i loro stivali lucidi. E io ero lì, completamente indifeso. Dovevo sganciare almeno 3 cinghie per liberarmi dal paracadute e il mio fucile era piegato in 2. Allora vidi un piccolo canale di irrigazione, mi ci buttai dentro e mi coprii con il paracadute. Devo aver colpito il suolo violentemente. Non mi ero rotto nessun osso, ma sentii subito queste voci francesi e mi resi conto d'aver perso tutta l'attrezzatura. La pistola di mio padre, tutte le munizioni che avevo in tasca erano scomparse, quindi non ero molto ben equipaggiato. All'improvviso vidi la sagoma di un tizio che arrivava dal lato opposto. Non volevo far capire la mia posizione, quindi invece di gridare sibilai: «Halt! Chi va là?» E lui rispose: «Sono uno Yankee, non sparate!» Ormai non resta che raggrupparsi e affrontare un nemico determinato e bene armato. Per i sopravvissuti sarà la notte più lunga della loro vita. All'alba del 6 giugno, agli abitanti di Saint-Mère-Église si offre uno spettacolo straordinario. I tanto odiati tedeschi sono andati via e la città è piena d'americani. Molti dei paracadutisti sparpagliati sono ancora dispersi, ma un numero sufficiente di loro riesce a raggiungere il proprio obiettivo e la città viene ormai liberata.
Il terzo battaglione aveva effettuato un lancio abbastanza buono ed era arrivato a St. Mary Glees. Il primo battaglione invece si era sparpagliato, ma erano stati in grado di arrivare al ponte di Lafayette e fermare i tedeschi giusto in tempo. Quattro uomini fermarono due carri armati e ne misero un altro fuori uso con un bazooka. E questo ci fu d'ispirazione. Li vedevamo arrivare e non li facevamo passare. Non attraversarono mai quel ponte, benché volessero farlo. Volevano entrare dentro St. Mary Glees con i loro carri armati e la fanteria per poi andare a Utah Beach, ma nessuno di loro varcò mai quel ponte. Nemmeno uno. Il D-Day fu l'assalto anfibio più importante della storia. Fu un vero trionfo. Già la sera gli alleati avevano costituito delle teste di ponte ben salde. Ma gran parte di quel successo dipese dall'ottimo lavoro svolto dalle divisioni aviotrasportate. Impedirono che i rinforzi tedeschi arrivassero ad attaccare le truppe sbarcate sulle spiagge. Tutti gli atti di eroismo individuale e tutti gli scontri nelle campagne contribuirono alla vittoria, ma il costo fu molto elevato. Una vittoria a caro prezzo. Questi sono i morti americani sulle spiagge in attesa di una sepoltura. Gli ufficiali medici cercano le piastrine di riconoscimento. Si discute molto l'argomento del combattere per la libertà o per la bandiera, ma in realtà non si fa altro che combattere assieme a propri amici per rimanere vivi. Credo sia vero quando si dice che la parola mamma o torta di mele si dimenticano. Il tuo più caro amico è il commilitone che si trova nella trincea o nella buca accanto alla tua, sotto lo stesso fuoco di mortaio, e prova la tua stessa paura. Sei in quella buca a pregare e sudare, e lui fa la stessa identica cosa. E quando riesci ad uscirne, si è creato un legame come quello con un figlio o un fratello. Un legame indissolubile. Quando qualcuno di loro veniva ucciso in battaglia, non c'erano parole per descrivere il senso di perdita. Per ogni morto in battaglia, ce n'erano altri tre gravemente feriti che venivano evacuati. Spesso vengono improvvisate piste d'atterraggio di fortuna e ancora una volta i C-47 si guadagnano gli onori della battaglia. Lo stesso aereo che ha lanciato paracadutisti e trainato alianti fino alla Normandia è diventato un'ambulanza volante. Molti soldati feriti devono la vita agli equipaggi e ai medici dei C-47 che li trasportano in tutta sicurezza presso gli ospedali inglesi. È un volo senza soste che fa la spola tra i due fronti. All'andata trasporta nuove truppe e rifornimenti e al ritorno feriti. Mentre le truppe degli alleati si addentrano nell'entroterra dalle spiagge, vengono rifornite da lanci aerei. In qualsiasi posto ci sia uno spazio abbastanza largo, i C-47 atterrano per consegnare rifornimenti e il carburante che permette ai carri armati di portare avanti l'invasione. Il nostro comando perse 27 aerei che trasportavano benzina, ma riuscimmo ugualmente a far arrivare milioni di litri. Quindi facendo un bilancio ne valse sicuramente la pena. Dato che le strade sono strette e congestionate, spesso vengono usati alianti per trasferire rapidamente truppe e provviste sul fronte. Il C-47 poteva trascinare uno o due alianti. Ve lo immaginate, un aliante scendeva lungo la pista e decollava, l'altro aliante anche, poi decollava anche l'aereo. Quello sì che era un aeroplano. Sembra che per i piloti dei C-47 nessuna missione sia impossibile. Possono prelevare alianti ed evacuare feriti senza dover atterrare. I feriti vengono caricati dentro gli alianti. A questi ultimi è agganciata una fune che viene issata tra due pali. Volando a bassa quota, un C-47 equipaggiato con un grosso gancio afferra la fune e fa decollare l'aliante. È una tecnica rischiosa, ma molto efficace. Mentre le forze alleate si avvicinano sempre di più alla Germania, i C-47 restano sempre nel cuore dell'azione. La maggior parte delle loro molte missioni avviene a bassa quota, per cui il costo in vite umane è elevato.
A quelle quote potevamo essere raggiunti da qualsiasi tipo di proiettile. E non avevamo niente per difenderci, a parte i nostri giubbotti antiproiettile su cui ci sedevamo, invece di indossarli, perché il fuoco arrivava sempre da sotto. Una volta volammo in tre in Germania, trascinando due alianti. L'aereo sulla mia destra fu abbattuto. E quello alla mia sinistra fu colpito al motore destro, che prese fuoco. Ma continuò a volare, sganciò gli alianti e poi si schiantò. Io mi trovavo in mezzo a loro due. Il mio aereo tornò alla base senza nemmeno un forellino. A volte ci si chiede chi ci protegga. Il 7 maggio 1945 la guerra in Europa finisce ed è tempo di festeggiare. In agosto il Giappone si arrende e finalmente torna la pace. All'improvviso, la maggior parte degli aerei da guerra è di troppo. Ma per i C-47 sta per iniziare una nuova vita. Decolla così il boom post-bellico del trasporto aereo. Con migliaia di piloti ben addestrati che lasciano l'esercito e migliaia di C-47 in eccedenza messi sul mercato a prezzi stracciati, nasce una serie di piccole compagnie aeree indipendenti. Sono ben lontane dalle flotte di DC-3 prebelliche, ma aiutano a lanciare una nuova rivoluzione, i viaggi aerei a basso costo in tutto il mondo. E non si fermano mai. Ancora oggi centinaia di C-47 della Seconda Guerra prestano ancora servizio, permettono ancora di viaggiare in sicurezza ed economia. Proprio per questo motivo i loro proprietari preferiscono non cambiarli. La gente compra una macchina e gli piace l'odore della tappezzeria nuova. A me non è ancora capitato di entrare in un C-47 e non sentire un odore diverso da quello di tutti gli altri aerei. All'accensione dei motori, quando il carburante inizia a fluire, provi un pizzico di nostalgia. Riconosci immediatamente un C-47 dal rombo dei suoi motori. Ti riporta indietro nel tempo, te lo fa amare di nuovo come una volta. La storia di questa macchina abbraccia più di due terzi dell'intera storia del volo a motore. Forse l'aspetto sarà cambiato, ma i Goonie Birds volano ancora. Prima della sua morte, avvenuta nel 1981, Donald Douglas riassume così il suo posto nella storia. Nessuno tra quelli che lavorarono alla sua progettazione si rese conto che stavamo costruendo un aereo che sarebbe durato ben più di noi stessi. Forse volerà per sempre. Anzi, spero che sia così. I hope she does.